Quali sono i motivi dello sciopero di oggi? Il governo ha perso il ricorso alla Corte Costituzionale, quindi la Corte Costituzionale ha imposto al governo di rinnovare i contratti del pubblico impiego. Quindi bisogna adesso fare gli stanziamenti delle risorse economiche necessarie, perché tra l'altro il 5 aprile del 2016, l'altro giorno, dopo tanto tergiversare, è stato raggiunto anche l'accordo per i nuovi comparti del pubblico impiego. Noi abbiamo ancora una scuola troppo burocratizzata, abbiamo una scuola dove che si regge ancora sulla professionalità di tutti i dipendenti, amministrativi e ATA, che oramai non vengono più sostituiti, quindi se si assenta un collaboratore scolastico viene sostituito solo dopo una settimana. Le segreterie, che hanno sempre più compiti e sono sempre meno dotate di personale, non possono essere sostituite gli amministrativi che si assentano, lo stesso per i tecnici, e quindi le attività pratiche laboratoriali ne risentono. Quindi tutto questo sistema ci porta a dire che la buona scuola non si sta attuando. Proprio di questa mattina leggevo un articolo in cui la Giannini sostiene che non c'è niente da scioperare perché gli insegnanti hanno già avuto grossi incentivi. Non ho capito di che cosa parlava, non abbiamo capito nessuno. In questo momento però la fase importante per noi è quella della concertazione fra di noi. C'è stato questo grosso, diciamo, accordo che portiamo avanti e porteremo avanti fino a raggiungere i nostri obiettivi. L'altro motivo di contrasto è quello sulla chiamata diretta dei docenti nella scuola, che non esiste in nessun angolo d'Europa questa cosa qua. È l'unico caso nella pubblica amministrazione dove le risorse della cosiddette incentivanti sono distribuite da una figura monocratica, il capo d'istituto, perché nel restante pubblico impiego è sempre oggetto della contrattazione di cosiddetta di secondo livello.